Mario Dinolfi. Eccoci, ciao, buongiorno. Mario, buongiorno. Ciao Mario, buongiorno. Marione mio, ma ti sei fissato con la questione del titolo di studio di Zingaretti? Dai, però. Oserei dire come un Burioni qualsiasi. No, ho posto una questione un po' diversa. Ho detto che le nostre classi dirigenti, è un po' curioso che i capi dei tre principali partiti abbiano tutti e tre in comune il fatto di non essere laureati e non aver mai lavorato fuori dal contesto dell'attività politica, e secondo me questo non è un bene per le classi dirigenti in generale. Se andate a fare un pochino uno screening e conoscete un po' i vertici delle classi dirigenti mondiali, non troverete nessuna parte una condizione del genere. In più, Nicola Zingaretti ha questo vezzo di voler nascondere il vero titolo di studio, che è un diplomino, non la maturità, ma un diplomino di 3 anni professionale preso all'Istituto di Amici, che io conosco bene perché sono di testaccio, per questo ho posto la questione ieri, perché sapevo qual era la risposta. Che istituto è il di Amicis? È un professionale. Vabbè, non essere adesso un fan solito litario. No, non, ma forse lo fa Zingaretti che lo nasconde. Tu c'hai questo vizio che vai dietro agli ospiti. No, non vado dietro agli ospiti. Non ci andare dietro. Io non vado dietro a lui, vado dietro alle mie idee. No, tu vai dietro a Adinolfi. No, alle mie idee. Perché tu non lo sai che lo nasconde. Adinolfi, devi fare un'altra domanda. Perché nei curriculum non ci sono. Non c'è. Ho capito, ma tu non devi assumerti le posizioni. Ma non è detto che lo nasconda. Magari tutti gli assessori hanno scritto laureato, e lui non è laureato, non ce l'ha messo qualcuno diplomato, lui non c'è scritto niente, e vabbè, quando vedete non... questa cosa insospettitevi, fidatevi, insospettitevi. Però non è detto che se ne vergogni il presidente della commissione cultura in Parlamento. Sì. Il presidente della commissione cultura a titolo di studio ha scritto iscritto all'ordine dei giornalisti elenco pubblicisti. Quando vedete queste cose, sì, giornalisticamente, vi do un consiglio, seguitela sta roba, perché quando uno scrive così vuol dire che molto probabilmente, in effetti la persona in questione ha la terza media, ma ci ha tenuto a far sapere che fa il presidente della commissione cultura, perché era molto bravo in italiano. Questa è la cosa allucinante del nostro paese. E noi ci permettiamo il sottosegretario della cultura che dice non ha mai letto libri, ci permettiamo cose che sono surreali, rispetto alla quale anche occultare una notizia, vi assicuro che in qualsiasi altro paese del mondo non sarebbe Adinolfi a fare la domanda, sarebbero tutti i giornali, certo, a dire perché tu, capo del principale partito d'opposizione, occulti il tuo titolo di studio, qual è la magagna? E se io dico che c'è la magagna, la reazione è opposta. Mi chiedo a questo punto, perché è una magagna? Cioè, al di là dell'atteggiamento che può avere Zingaretti nel è una magagna per non dirlo, è una magagna. No, allora lasciamo perdere, lui non lo dice e va bene, ma perché è una magagna non avere il diploma? Perché a mio avviso nelle classi dirigenti di tutto il mondo, sì, la selezione apicale, cioè i vertici assoluti, stiamo parlando dei tre principali vertici dei tre principali partiti, altrove sono iper specializzati, addirittura esistono scuole, penso in Francia, l'ENA francese, che formano quelli che vanno a fare i vertici dello Stato. Da noi tranquillamente mettiamo presidente della commissione cultura, quello che ha come titolo di studio scienze delle meridine, e presidente della Camera, quello che ha fatto la tesi sui neomelodici. Secondo noi non è un problema. Vabbè, secondo però la tesi è una tesi di laurea, me, scusa, secondo dai. Secondo me è un problema, sì, scienza delle merendine, perché se io mi laureo... dai, su! Le musiche dei Paperopoli, per carità, va benissimo, però non me la raccontate che era laurea. Ditemi che se sei laureato Cicciolezio, anzi Cicciolezio è un vertice di quella roba. Adesso, adesso è diventato quasi un vanto. Ma senti, ma quasi un vanto, io intendo dire che a volte c'è un'adesione sinceramente popolare. La gente si sente un po', come dire, non esclusa, ma un po' disprezzata da questi discorsi. No, sai il discorso elite contro popolo? L'abbiamo fatto. Ma non è una questione elite contro popolo. Se tu vuoi fare il concorso per fare l'usciere al ministero, sì, il concorso per fare l'usciere al ministero devi avere minimo la laurea triennale. Se vuoi fare il livello più basso delle posizioni aperte alla Camera dei Deputati, che si chiama documentarista, devi essere iper specializzato con laurea specialistica. Ora, sapete che uno che deve governare un paese in una maniera più complessa, e vi assicuro che essendoci stato, la complessità di quei temi è enorme,
tu metti gente che non ha messo mai insieme a pranzo con la cena, manco lavorando. Ora io dico, secondo me questo non è un discorso elite contro popolo, è un discorso di buon senso. È inevitabile che sia così. Poi possono esserci ma tanti eletti volendo un attimo, ogni tanto ti sentiamo però... male Mario, ma questione di attimi che però rendono un po' difficoltoso capire tutto quanto il tuo pensiero. Proviamo adesso. Va bene, speriamo che vi sentite meglio adesso. Adesso meglio. Okay. No, Alberto, il discorso è chiaro, perché dice allora, è talmente complessa la macchina amministrativa di Camera e Senato che è anche giusto che chi è ai vertici la conosca bene. Io ho fatto subito una ricerca per fare subito il classico raffronto con il passato di Nolfi. Berlinguer, sì. Almirante De Gasperi. Titolo sì. di studio. De Gasperi, laurea in... filologia presso l'Università di Vienna, sì. Almirante, laurea in lettere su una tesi su Dante Alighieri, poi Berlinguer, Berlinguer ha un diploma maturità al liceo classico, poi si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza di Sassari ma non riuscì a concludere l'università. Questo per dare un panorama su... I vertici dello Stato sono sempre stati assolutamente, fino a un certo punto della nostra storia, degli specialisti anche nelle loro materie. Spesso erano professori universitari. Attualmente anche il nostro Presidente della Repubblica è un professore universitario. Sì. Io penso che la questione dell'abbassamento del livello della classe dirigente racconti un pezzo del problema italiano. La sinistra da tempo, Veltroni, D'Alema, sono tutti non laureati, è condannata sempre a questo schema per cui scrivono libri ma non li leggono. Io penso che questo sia un problema serio. C'è stata una meravigliosa scena di un film di Nanni Moretti degli anni 90 in cui Nanni Moretti dice alla Federazione Giovanile Comunista quelli stavano a formarsi col biliardino e con Happy Days. È una frase che io poi ieri ho copiato in uno dei miei post. Sì. Se ti formi con Happy Days, bellissimo, per carità, l'università della vita è sempre bellissima. Dopo si arriva al PD di Renzi, dici, da Happy Days al problema, PD di Renzi. Però c'è un problema. No, ma guarda che io lo scherzo, da Happy Days al PD di Renzi, mi sembra proprio è così, questa l'evoluzione è così, politica. È così, secondo cioè me c'è un partito senza identità, un partito completamente senza identità. Senza storia, senza senso della storia, della profondità dei problemi. Un partito che rincorre sempre, rincorre le mode. E i grandi politici non devono rincorrere, devono educare, devono essere... Però Zingaretti non sembra questo, sembra ridare spessore a un partito. Sì, tranne quando nel video dice... Che dice? Ci ha avuto un problemino su un po' di congiuntivi. Esatto, un po' di congiuntivi, le frasi tipo mi hanno imparato, sai, queste cose poi che so. Sono imbarazzante. Per stare a passo con Di Maio. Sai che su Di Maio si diceva che lo facesse apposta per stare in sintonia con il popolo. È machiavellica sta cosa. No, però, veramente, dai. Veramente. Lo ha detto... Il problema è che tu ci hai creduto. Questa... Non è vero che ci ho creduto. Grande Varione Adinolfi in collegamento con noi. No, sai che mi è venuto in mente mentre ascoltavo Salvini sulla legittima difesa? Perché Mario Adinolfi, giornalista, insomma, opinionista e ovviamente soprattutto presidente del Popolo della Famiglia. Ma la legittima difesa, che valutazione dà il Popolo della Famiglia? Perché è un provvedimento che sembrerebbe, almeno nella declinazione narrativa del governo, della parte salviniana, sembrerebbe essere lo strumento sommo di tutela della difesa della famiglia italiana all'interno delle proprie mura domestiche. Ma voi che valutazione date di questo provvedimento? A me preoccupa molto l'idea di, come dire, incentivare il conflitto a fuoco tra un padre di famiglia e un delinquente. Per una sola ragione, perché il delinquente è più bravo, sì, da questo punto di vista. Quindi ho sempre detto, al di là del mio ruolo politico, l'ho detto anche quando ero un opinionista, io non ho un problema sul tema delle armi, per carità, possiamo ragionarci, però il tema vero è che il pericolo a cui esponi il padre di famiglia, sì, se tu lo metti in quelle condizioni di insegnargli con una propaganda di Stato che deve dormire con la pistola accanto al cuscino, non è benefico per le situazioni di salute delle persone. Io sono convinto che davanti all'assalto alla roba, per capirci,
per carità, è ovviamente l'istinto di far dire è giusto difenderti, ma ti sai difendere? È vero che se ho l'arma in casa sono più protetto? Dal punto di vista concreto, io penso che questo tipo di cultura non porta a una maggiore sicurezza delle persone. Okay. Mi sembra che ci sia un'influenza non irrilevante della lobby delle armi, con cui Salvini ha un rapporto molto forte. E questo pure non mi convince tanto. Io il rapporto con le lobby, lo sapete, non le amo. Certo. E quando vedo l'interesse lobbistico entrare nella produzione normativa, un po' mi allarmo. Quindi la lobby dei pannolini a te non deve neanche bussare alla porta, il popolo. No, non una volta un amico che ci lavorava e me lo offriva gratis, è stato molto bello quel periodo. Ma era più di 20 anni fa. Ma era più di 20 anni fa. Ma senti Mario, invece un'altra proposta della Lega, soprattutto tesa al decoro urbano, almeno questo mi sembra l'intento, è quella sulla riapertura delle case chiuse, che ciclicamente no, è un argomento che torna fuori. Ecco, io so, ovviamente noi sappiamo come la pensi, però ci spieghi perché secondo te, al di là anche dei temi etici... Ma perché vedi perché io parlo di persone che devono aver studiato, perché se hai studiato un minimo, ma proprio un minimo, il fenomeno prostituzione in Europa, sai benissimo, ci sono stati che li hanno liberalizzate queste situazioni e vivono una condizione drammatica. Andate a vedere in Germania quello che ha significato la liberalizzazione della prostituzione, con 400.000 prostitute che dovevano iscriversi alla Camera di Commercio. Sapete quante sono iscritte? 44. E in realtà hanno importato dai paesi dell'est una marea di ragazzine che ora sono in vetrina come fossero oggetti, e sono di fatto oggetti per lo schifo, perché voi quello che non riuscite mai a raccontare. Ma perché partiamo dal presupposto che non è una scelta libera di quelle ragazze. Allora, quale scelta libera? Beh, però, allora scusa, allora aspetta, ragazzi, voglio fare un discorso su questo. Tu diventi la latrina di un maschio, ma lo capite o no? Guarda, su questo dal lato della domanda. Non pensate che arriva perché voi non sapete che parliamo, altrimenti, No, io per carità, sono d'accordo. Dal lato della domanda io non capisco l'uomo che va con una prostituta, perché sapere che una donna si sdraia, diciamo, è come un contenitore da sfoga i miei istinti solo perché l'ho pagata, non ci trovo nulla di eccitante, anche diciamo a livelli alti, no? Escort, eccetera. Però questo è un discorso mio psicologico, ci avrò qualche turba, vabbè, questo è un altro paio di maniche. No, sulla discussione della legalizzazione della prostituzione, anche a me non convince molto questo discorso. Cioè, io sarei per provare, non so come, non so in che modo, ma a sconfiggerla la prostituzione, almeno in queste forme. Poi esiste una forma di prostituzione, no Mario, che se uno ha studiato, sì, anche qui sa, in Europa ci sono altre esperienze invece che quella tedesca, sì, che sono esperienze che hanno colpito la domanda, cioè colpito i clienti, a cui arrivavano delle belle buste arancioni a casa che indicavano che erano state a prostitute, e il fenomeno è drasticamente diminuito fino a punte dell'80%. Chi studia questi fenomeni sa come funziona, chi non studia e fa solo propaganda e tweet, perché questa è diventata la politica di quelli con la terza media, i tweet, allora se questo è, non avendo studiato, non avendo neanche il concetto della complessità della questione, tu pensi che l'unica cosa che serve è fare un tweet che funzioni sui social. E questa è la tragedia. Però vedi Mario, tu rispetto, mi sembra, a Salvini, parti da un presupposto molto diverso. Cioè tu ti stai preoccupando della situazione della donna. Nei discorsi fatti da Salvini il problema è il decoro. Cioè quindi il fatto che... Ma come fai a non preoccuparti decoro urbano della donna? No, ma attenzione che anche da sinistra c'è una parte della politica e della cultura di sinistra e dell'opinione pubblica di sinistra che dice vabbè, ma meglio che se stanno in strada, perché così sconfiggiamo vero, il racket e li mettiamo in un regime di legalità. No, ma poi solo perché siccome arrivano dalla Germania, dall'Olanda, paesi sicuramente con un alto grado di civiltà, allora prendono quel modello, no? Se lo fanno lì va bene. Non lo vanno mai a studiare, non lo vanno mai a guardare quel modello. Non pensano che quelle ragazze in vetrina sono esseri umani. Sì, cioè non riescono ad avere questo concetto che mettere 100.000 ragazze, no, si dà per scontato che lo vogliano fare, che lo vogliano ma come fare. Si fa, ma come si fa, no, ragazzi? Infatti neanche io credo, le sorelle, madri, fidanzate, ma potete immaginare che una donna voglia farsi toccare, palpeggiare, penetrare 8, dal primo 9, che passa 10, 12 volte dal primo ubriaco che passa?
è pensabile questa cosa? No, qui non è pensabile, sono d'accordo, allora, sono ragazzi, perfettamente d'accordo. Ma di che parliamo? Sono perfettamente d'accordo con te. Sentiamo Jacopo che ci manda un messaggio vocale audio da Viterbo, che credo che sia inserito. L'abbiamo appena girato, lo sta ascoltando, sta ascoltando Matteo. No, ma mandiamo adesso, senza censure, tanto c'è Mario che ci pensa lui in caso. Sì, ma guardate che in questo caso... voglio dire, ha ragione Adinolfi, perlomeno per quanto mi riguarda. La questione sulla legalizzazione della prostituzione è una questione che di fondo, in maniera radicale, se vogliamo parlare filosoficamente, ha a che fare con una questione etica, con un problema etico. La domanda da fare a tutti quelli che parlano di legalizzazione della prostituzione sarebbe molto semplice: quale donna liberamente sceglierebbe di vendere il proprio corpo a uno sconosciuto? Quale donna? Al di là del mondo delle pornostar, del porno, dove tra l'altro è molto difficile trovare un ex pornostar che non sia pentita, basta fare un giro su internet e vedere le varie interviste delle ex pornostar, quasi tutte pentite e comunque non contente della scelta che hanno fatto in gioventù. Ma voi veramente pensate che una prostituta, se avesse la libertà di scegliere, deciderebbe di fare la prostituta volontariamente? Ma stiamo scherzando? Cioè, il problema è una questione etica, non è un problema pratico. Mario, insomma, vabbè, viene a te. Ha ragione il nostro radioascoltatore. Io neanche volevo porre la questione sul piano meramente etico, sennò poi mi rimproverano di essere uno che vuole lo stato etico. La voglio mettere nel concreto. Le operazioni stile Germania, stile Olanda, semplicemente non hanno funzionato. Hanno reso schiave più donne, hanno reso vergognosamente osceni alcuni quartieri, non hanno prodotto nulla in termini di ricchezza per la collettività, ed è impensabile lo Stato pappone. Lo Stato non può esercitare il mestiere di lenone, evidentemente. È una cosa che ha una sua contraddizione in termini. Volevo sottolineare un'ultima cosa prima che finiamo. Io ieri ho visto in televisione un trattamento terribile riservato a un povero signore che sta all'Isola dei Famosi, si chiama Riccardo Fogli, sì, che è stato massacrato con Fabrizio Corona, che gli diceva tua no moglie, ma è bravo, ma è una cosa io ho intrasentito allora praticamente sono all'oscuro, non voglio fare l'elitario culturale, però non la seguo proprio questo genere di televisione, però la televisione è accesa e ho intrasentito, ma abbiate pazienza, nel TG5 l'ho sentito, cioè il TG5 si collega con, come si chiama la conduttrice dell'Isola dei Famosi? Non ho idea. La Marcuzzi. Si collega la Marcuzzi e la Marcuzzi gli fa reso, oggi parleremo e parleremo di Riccardo Fogli e di questo adulterio della moglie, ma cioè sbattuto nel TG5 come se fosse una notizia così. E ragazzi, praticamente Corona ha tirato fuori che la moglie, mentre Fogli sta sull'isola, la moglie va a letto con altro, in poche parole, vero Mario? Ma senza Mario? Prove, senza niente. Cioè, senza niente. Oltretutto questi due hanno un bambino piccolo, cioè, no, è una barbarie. Mi ha impressionato il sorriso della Marcuzzi, il lavoro fatto da Barbara D'Urso il giorno prima, domenica live, per produrre delle prove che erano false prove, perché erano foto prese da Instagram che non avevano nessun senso. Il cosiddetto amante negava esplicitamente. Ora, in tutta franchezza, di qui va bene tutto, ma la dignità delle persone, io vi prego, la televisione di prima. Sì, serata, però Mario, ti posso dire una cosa. Abbiamo parlato di etica, sì. Non fate passare queste cose senza Mario, commentare però, gridare. No, Mario, però c'è un punto che bisogna gridare con forza. Questo, tutto quello che diciamo è vero, è veramente una schifezza unica. Con un signore che poi è anziano. Sì, però ti posso dire, pure sto signore anziano, quando vanno a questi programmi, allora lo devono sapere che accade questo, ormai lo sanno tutti. Allora sottraetevi da questa gogna, perché diventate uno strumento di cui possono fare quello che vogliono. Questa è la giustificazione che ha usato Fabrizio Corona. Io dissento, perché Fabrizio Corona è quello che ha messo in mezzo tutta questa storia. Io ho capito, però io dissento, cioè, dei limiti che non devono essere oltrepassati. Ma non è per io quel ieri, tipo di televisione. Ieri ho visto purtroppo oltrepassare dei limiti. Ieri ho visto veramente oltrepassare i limiti, perché la Marcuzzi, la Barbara D'Urso, il circo che si è mosso,
per massacrare un essere umano che non aveva nessuna possibilità di difendersi, massacrare la dignità di una donna senza offrire nessuna prova reale, concreta, solo chiacchiere, per massacrare il benessere di una famiglia e di un povero bambino piccolo che da questa coppia è nato, è veramente qualcosa che io ancora non avevo visto in televisione. Oggi, ieri sera, mi è capitato di vederlo, non sono un fan dell'isola, ma mi è capitato di starlando di finire sulla puntata. Io penso che la leggerezza con cui la Marcuzzi, la D'Urso, i dirigenti di Canale 5, io sono uno che va abitualmente a Canale 5, sì, per cui sto mettendo a rischio anche la mia posizione professionale, ma la leggerezza vergognosa con cui è stata trattata una famiglia con un bambino piccolo per far contento e provare a prendere un punto di ascolto con Fabrizio Corona ha a che fare con la lesione della dignità dell'essere umano. Allora, detto... E questo non può essere fatto in TV, in prima serata, ai danni di un bambino piccolo. Detto questo non si fa. Sì, detto questo, c'è un punto che non è personale, perché non ho nulla a che spartire con Fabrizio Corona e non mi frega nulla di quello che fa, lo ritengo inutile dal punto di vista... Però è Corona è l'elemento che scoperchia l'ipocrisia, secondo me. Sì, però poi, guardate la cattiveria con cui ha detto quelle frasi. Sei vecchio, sì, cornuto. Sì, ma su questo sono d'accordo, senza far vedere niente. Certo, non sono d'accordo. Non c'è una prova, non c'è niente. È solo un massacro personam, sì, fatto con una cattiveria. E il livello di cattiveria e i sorrisi che giravano intorno che mi hanno atterrito. No, è una cosa... Quando tocca loro... Dal domenica pomeriggio col Domenica Live, vabbè, alla diretta quando... tutto sulle corna, ma perché per Corona ci ha fatto una carriera sulle corna, Corona, tradimenti, ma per lui non è niente. Sì, però il problema è Corona fa il suo, poi il problema è la gran cassa mediatica, scusate, non è che decide Corona i palinsesti in Mediaset, no, per carità, quello che scrive Corona potrebbe rimanere lì inerme. Tutto questo massacro per un punto in più, sì, l'isola dei famosi che non decollava, questa roba non si può fare sulla pelle delle persone, meno che mai sulla pelle di una famiglia. Questo è qualcosa che veramente ha oltrepassato il limite, perché per il denaro e per un punto di share si è arrivati a fare qualcosa che in TV ancora non si era visto. Allora, un Mario, limite organizzato ai danni di una famiglia, di una marito e di una moglie con un bambino piccolo. Questo, secondo me, non deve essere tollerato. Assolutamente. Poi, insomma, noi siamo la testimonianza che si può fare audience in maniera intelligente. Con la qualità. Grazie, Mario. Non c'è niente di male a fare qualità, come fate voi. Non vergognatevi della qualità. Noi essere pop per forza. Noi abbiamo cominciato nel 2014... Che qualcuno ci prendevano per matti nel progetto che avevamo qualcuno. Però ovviamente, spero che noi, una nuova leva di giornalisti, di persone che stanno anche a fare pop, abbia però sempre chiaro che esiste qualcosa che è meglio e qualcosa che è peggio. E sappia dire quando si oltrepassa il limite del peggio che il peggio è stato oltrepassato. E sappia gridare, perché questa è la funzione di quelli che hanno un microfono davanti alla bocca, assolutamente, fare questo, altrimenti non serviamo a niente. Vabbè, sono arrivati un sacco di messaggi anche sul discorso di prima, elite, cultura, prostituzione. Mario tanto sarà nostro ospite in altre riprese, mi scuso con gli ascoltatori, però altrimenti non ce la facciamo. Sentiamo un attimo l'audio che è arrivato a ridosso di questo, credo che sia riguardante questo argomento trattato. Sentiamo l'audio. Ragazzi, scusate, io non l'ho visto, ma mi sorge un dubbio. Ma non è che hanno costruito tutto uno scherzo di carnevale? Perché mi sembra assurda una cosa del genere. Ok, grazie. Vabbè, questo già è talmente assurdo. Già adesso... Purtroppo non è uno scherzo, carnevale. Purtroppo è stata una scarnificazione indiretta di un essere umano. E chi ha visto le immagini non ha potuto... Io penso che se sei, lo ripeto, uno con... Un cuore normale, non un bidet al posto del cuore, non puoi non aver sofferto per quell'essere umano trattato in quella maniera. Ma mi dispiace che la televisione sia ormai fatta da persone che hanno bidet al posto del cuore. Questa è davvero una disumanità che non mi aspettavo. Da Alessia Marcuzzi, da Barbara D'Urso, tutte persone con cui ho attraversato anche percorsi e palinsesti Mediaset. Però è questa la ragione per cui molto spesso ormai quando mi chiamano in trasmissioni televisive non ci vado, ho rifiutato una serata proprio, che mi sono atterrito da quello che riescono a fare in TV ormai. È davvero, secondo me bisogna arrivare a un punto in cui si dice basta, e questo punto è stato oltrepassato ieri sera. Mario Di Nolfi, prendo ancora qualche minuto perché voglio strapparti un sorriso, siccome sento delle note sinceramente amare.
però voglio strappare, non un sorriso, voglio mettere una nota d'allegria, perché un matrimonio è un momento di gioia. E allora dedichiamo un attimo, Mario, rimani con noi, eh? Vai. Sentiamo questa clip audio e insomma gioiamo insieme agli sposi. Intendi unirsi civilmente con il qui presente Battistelli di Davide? Sì. Ci ho pensato. In nome della legge italiana io vi dichiaro uniti civilmente. Adesso baciateli e che nessuno mai possa dividere quello che ha voluto dire. Oh, bravo, bravo. Salutiamo Biagio Antonacci che ha officiato questo matrimonio tra due amici, matrimonio gay. Non è un matrimonio, il matrimonio gay non è l'istituzione italiana. Dai, su, non lo fai prendere subito seriamente, dai, è un'unione civile, dai, tecnicamente è un matrimonio. Non è un matrimonio, un'unione civile, dai. Matrimonio, le parole sono importanti. Vabbè. Che ne pensi, Antonacci? Però è stato carino, simpatico. Hai sentito che piglio. Bravo, sa recitare bene. Ma tanto. Che sa recitare? Dai. Sono amici suoi, è stato sincero. Vabbè. Dai. Vabbè, ma dai, ma non ci vedi pure. Cioè, voglio dire, conosciamo le tue posizioni, però la gioia di un amore, che male fa, Mario? Dai. Vabbè, ma l'amore nessuno lo contesta, non mi parlate di matrimonio, perché secondo me la famiglia è un'altra cosa, ma questa aprirebbe... E non te parleremo di matrimonio, dai. Grazie Maria Di Nolfi, buon lavoro, buona giornata. Ciao.